Benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo appunto in questo video che si chiamerà YouTubers prima versus YouTubers dopo. Andremo ad analizzare cosa cambia da tipo un video di uno YouTuber famoso di tipo 3 anni fa e un video che carica oggi giornalmente. Iniziamo. Il primo è Lion VGF, non so se lo conoscete. Ho preso il video di una della serie che praticamente l'ha fatto conoscere da tutti, ovvero la Failcraft. Ora andiamo a vedere il video. Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati sulla Failcraft insieme a me, Anna, Stefano e Mario, come al solito. Ciao. Questo okay. Oggi siamo ok, già si vede che cioè, nei video di oggi proprio urla. Beh, ancora una volta. Cioè. Ecco. Invece, cioè, prima nei suoi vecchi video, appunto, non era così tanto energico. Ora andremo a vedere l'episodio che è registrato oggi, appunto, della Failcraft. Mario, sono rimasto un po' corto di cipari. Non è che mi presti un po' di quel gustoso? Come no, che vuoi? Di quel gello. Che cosa è caduto dall'alto? Un anello! Mio! Un anello, okay. L'ho preso già! Già all'inizio si sente che dal video di prima al video di ora, appunto, ha cambiato già microfono ed è molto più energico a fare i video perché, cioè, dopo un po' che hai fan, dopo tutto, cioè, sei felice di fare i video per loro, appunto. Ora andremo a vedere Stepney. Ecco che guarderemo il praticamente Minecraft, cioè il suo primo episodio di Minecraft che si chiama Minecraft di ritorno, e iniziamo. Che minchia ci faccio? Lui qua tende ad essere un po' teatrale in questa intro del video, più o meno, e la risoluzione già è bella, però. Ora andiamo a vedere un altro video di Minecraft, appunto quello che ha caricato un po' di tempo fa. Pura merdosità, questo è il nostro progetto segreto. Ho dato un'esplosione per il miracolo. Questo che cos'è, lo Star Trek? È che se vivi in mezzo alle capre devi comportarti da capra. Sì! Può fare! Ok. Vabbè, oltre all'intro, cioè, come, cioè, potete vedere, appunto, già la risoluzione del video è cambiata, anche la webcam è molto meglio. Ecco, anche lui è molto più energico, cerca di far ridere così le persone, ed è molto meno teatrale, come abbiamo visto prima. Ora andremo a vedere un altro YouTuber che è un po' di meno conosciuto, però è sempre, cioè, un po' famoso lei, ovvero Marcello Ascani. Comunico alla gentile clientela che tutti i problemi riguardanti l'audio sono ufficialmente finiti. Buon ascolto. Fisse! Io? Ok, vero. Ok, cominciamo già a vedere che ha un microfono abbastanza scarso perché si sente tipo un shh di sottofondo. Ecco. E già i disegni dal primo pezzo sono abbastanza fatti male, però lo stesso per il primo My Life Visa cartone che ha fatto è abbastanza buono. Ora vedremo l'ultimo che ha fatto, ovvero Leggere. Cioè, già dalla intro è bello. Il primo vero romanzo che ho letto è stato Eragon, in quinta elementare, seguito dagli altri libri della saga e da molte altre saghe fantasy per ragazzi, come Deltora e Cronache del Mondo Emerso, e molte altre di cui non ricordo il nome perché non mi hanno preso. Per tutte le elementari e per le medie ho letto lentamente in maniera discontinua, perché trovavo proprio difficile iniziare. Ok. Come vediamo subito, i disegni sono di brutto migliorati, proprio di brutto tanto. E anche il suo microfono è migliorato ora al Blue Yeti, mi sembra. E così ora andremo a vedere l'ultimo YouTuber che, cioè, se proprio non conoscete questo qui, io me ne vado proprio. Ecco, ovvero FaviJ, che proprio
ciao. Ecco, e guarderemo probabilmente la serie più lunga che lui ha fatto, ovvero Happy Wheels. Vediamo il primo video di Happy Wheels. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Favij e oggi siamo nel primissimo episodio di Happy Wheels. Ragazzi, ci ho messo... Ok, come possiamo vedere già la webcam e il suo microfono fanno abbastanza schifo. Però, cioè, per essere... Quando era sto video? Il 2013 erano già buoni queste... Cioè, questi materiali erano già buonissimi per quell'era, se si può dire. Ok, ora vedremo l'ultimo video di Happy Wheels che ha fatto e andiamo. In the previous episode of Happy Wheels. Zio, t'ammazzo, te lo giuro. Cos'era? In this episode of Happy Wheels. Epicarbon Escape. Ok. Ok, possiamo già vedere che sia la webcam, sia la qualità video, sia il microfono sono migliorati. Ora, cioè non so che webcam ha, però il microfono ha un microfono della Razer, mi sembra. Ecco. E già qua la sua felicità, se si può dire, di fare video è aumentata. Perché, cioè, ovviamente ognuno che comincia ad avere tanti iscritti comincia a mostrare che è felice a portare appunto sti video. Ok, allora, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace e appunto iscrivervi al canale. E non so come finire, ci vediamo in un prossimo video. Bella!